Buongiorno, comincio questa giornata con il calendarietto dell'avvento di Goethe e oggi siamo al 13 dicembre. In qualche modo sembra che a questo calendarietto sia noto il fatto che oggi è Santa Lucia, perché vedete, i bambini hanno la lanternina. Qui in Santa Lucia non viene festeggiato. Noi siamo in mezzo, la Germania è in mezzo fra le nazioni del sud e le nazioni scandinave del nord. Nelle nazioni del nord, per questioni geografiche che quindi danno una certa importanza al buio e alla luce in questo periodo dell'anno, Santa Lucia viene enormemente festeggiato, non sotto la forma proprio di Santa Lucia, però comunque c'è un festeggiamento, e poi nelle popolazioni del sud viene festeggiata proprio la santa. Io ricordo qualcuno che quando cercava qualcosa a lungo, quando poi finalmente riusciva a trovare questa cosa, esclamava sempre: "È Santa Lucia!" Che cosa dice oggi la paginetta di Goethe? La più grande conquista del genere umano, la più grande conquista dell'uomo. Giriamo e leggiamo tutto il pezzetto. Allora, la più grande conquista dell'uomo rimane, secondo me, quindi secondo Goethe, che rimane riuscire a definire nel dettaglio tutte le circostanze senza lasciarsene definire. E questo è il pensiero di Goethe. La porticina del calendario la apriamo da sopra la poltroncina perché il telefono è qui a caricare. Questo povero telefono è quello che sta soffrendo di più in assoluto con questi vlog giornalieri, perché io registro tutti i video con questo telefono che si scarica in continuazione, che in continuazione va ricaricato, e poi carico anche i video su YouTube usando questo telefono, che quindi deve rimanere acceso certe volte per un'ora e mezza, per 2 ore. Quando vado a riprenderlo a caricamento ultimato, lui poverino è bollente. Veramente povero telefono, è quello che ci sta rimettendo di più da questi vlog. Comunque, qui c'è la porticina, per fortuna si vede bene oggi, e allora cerchiamo di bucare e poi cerchiamo di aprire. 1, 2, 3. E ci sono ancora due ampolline, io devo ancora usare le ampolline dell'altra volta. Qui c'è la scritta che dice Nimm dir Zeit für dich, ossia prenditi un po' di tempo per te, prenditi tempo per te, il po' l'ho aggiunto io perché mi piace dire po' in ogni occasione. Queste sono due ampolline, io queste ampolle, ok, finora ne ho usata solo una, all'inizio mi è sembrata fantastica, poi mi ha fatto venire i brufoli. E brufoli che però sono rientrati e sono completamente scomparsi non appena mi sono lavata la faccia e ho continuato con la mia skincare normale, lasciando perdere l'ampollina. Quindi questo mi fa avere un po' paura di provare le altre ampolline. Adesso ce n'ho una in coda, che è l'ampollina che è uscita qualche giorno fa, e poi c'ho quest'altra che è uscita Aurora. Questa si chiama Balance Concentrate. Ce ne sono due, dicevo io, queste ampolline. Guarda che bella la mano con le unghie tagliate, con le unghie corte. Va che bella, va che bella. E queste ampolline me ne sto sempre tenendo una per me e l'altra la sto scaricando ad amici e conoscenti. La prima ampollina se l'è presa Stefan, e poi gli ho chiesto come ti è sembrata l'ampollina e lui ha detto da prima non si ricordava di averla usata, quando l'ha vista ancora nel bagno rotta ha detto ah sì l'ho usata, non mi ricordo, l'ho usata in automatico, non mi ha fatto nessun effetto. Devo dire la faccia di Stefan è più, lui ha una faccia, ha una pelle grassa. I primi anni che lo conoscevo, 20 anni fa, non aveva ancora subito un'operazione alla tiroide che poi gli ha regolarizzato, dopo la quale c'è stata una regolarizzazione del suo tipo di pelle. Ma 20 anni fa, quando io ho conosciuto Stefan, Stefan aveva una pelle del viso oleosissima, nel senso
Mentre ci parlavi, lo vedevi all'inizio della conversazione con la faccia normale e dopo i minuti, passavano i minuti, dopo 1, 2, 3 minuti, vedevi proprio che colava olio dalla faccia, era una cosa tremenda. Adesso si è un po' normalizzato, però evidentemente c'ha tanto olio dentro la faccia ancora e questo olio lo protegge, infatti non ha particolari rughe, solo intorno agli occhi un po', ma comunque meno di me. E Stefano è più vecchio di me, più anziano di me, e tutte le creme che io gli passo perché a me danno una reazione, a lui non gli fanno niente. E quindi sì, è più resistente di me. Poi però la seconda ampolla non l'ha voluta e l'ho scaricata a una mia amica, adesso sta terza ampolla provo a scaricarla alla stessa amica, che sicuramente non l'avrà ancora usata perché se l'avesse usata la seconda ampolla me l'avrebbe detto. Comunque qui ci sono le due ampolle, un attimo vado a prendere il foglietto per leggere che ampolle sono e che c'è dentro. Allora, questo è il numero 13, quindi Balance Concentrate. No, questo è 18, vale. Sì, però qui c'è il numero 13. E allora questi sono gli ingredienti: idrolato, acqua di vitis vinifera, idrolato d'uva, idrolato di acino d'uva, acqua al primo posto, poi glicerina, poi pentilene glicol, poi naturalmente alcol, PCA zinco, alfa glucano oligosaccaride, biosaccaride, tutti i vari zuccheri che ci sono sempre in queste robe moderne. E poi vari altri ingredienti, tra cui anche olio essenziale di lavanda. Sto vedendo perché mettete l'olio essenziale di lavanda in una cosa da spalmare in faccia. Che altro? Xantana, che non fa mai male. Sto dicendo ironicamente: glicerina caprilate, levulinic acid, p-anisic acid. Citric acid, poi l'anisato, sodium anisate, sodium citrate, sodium levulinate, sodium idrosside e questo è tutto. Ma insomma, un'ampolla fatta con alcune cose che sono le cose tipiche dei prodotti da drogheria a basso prezzo e ci potrebbe essere di più dentro, non c'è, va bene così. Però il fatto che si chiami Balance mi fa pensare che questa sia per bilanciare proprio una pelle grassa. A proposito di ampolle, questo è il coso, il fogliettone di tutta la roba che c'è dentro questo calendario e in tutto ho contato che sono 5 coppie di ampolle, quindi ne devono uscire ancora due. Ancora da due porticine troveremo due coppie di ampolle. E poi apriamo il bel calendario di Veleda, il bello e solido calendario di Veleda, e togliamo di torno il cavo per ricaricare il telefono e qui abbiamo subito davanti la porticina numero 2. E quindi andiamo a fare il gesto preferito, zac, e apriamo la porticina. Anche qui c'è il cigolio. E quindi che cosa abbiamo di bello? Naturalmente abbiamo la lozione corpo che è da abbinare alla crema doccia che è uscito ieri. Veleda, il calendario di Veleda, ecco, volendo è un po' prevedibile. E quindi volendo è meno spumeggiante per usare un vocabolo alla Milly Carlucci. Stamattina stavo guardando le notizie online, le notizie italiane, e mi è capitato un video con Milly Carlucci che parlava di un suo programma televisivo, ma io per là non avevo capito che era Milly Carlucci perché stavo per qualche motivo insondabile, momentaneo del mio telefono, se n'era andato l'audio per un attimo. E in più Milly Carlucci era tutta mascherata con un berretto e degli occhiali da sole che le coprivano completamente, praticamente non solo gli occhi, ma anche la faccia. E io là per là, vedendo questa figura, sapete che pensavo? Pensavo che questa fosse una di quelle soubrette che nei film di Massimo Boldi e Christian De Sica fanno la parte della signorina momentanea che loro rimorchiano strada facendo. E poi invece mi sono accorta che era Milly Carlucci, ci sono rimasta male. Milly Carlucci ha una gran bella voce, ce l'ha sempre avuta, però ecco il resto, boh, vabbè. Ma comunque che stavo dicendo? Stavo dicendo che questa lozione per il corpo si abbina
benissimo al docciacrema. Questo calendario, se ha un difetto, è che è un po' prevedibile, nel senso quando vedi che ti esce il docciacrema, sai che dopo un po' ti uscirà sicuramente anche la lozione abbinata, però d'altra parte è anche giusto che sia così. E quindi questa prevedibilità a me francamente piace, mi dà un senso di completezza, mentre invece nel calendario di Alverde mi sento un po' persa, nel senso che mi sembra troppo frizzantino e mi sembra che le giornate non seguano nessuna linea di condotta, non ci sia nessun filo conduttore e questa cosa mi lascia un po' così perplessa, specialmente per me che sono in Germania, qui tutto ha un filo conduttore, qui tutto ha un senso, nessuna azione non ha dietro un significato ben preciso e ben radicato e ben motivato. Quindi il calendario di Alverde mi sembra un po' troppo, ecco, se vogliamo vederlo in positivo, frizzantino, ma se vogliamo vederlo in negativo, improvvisato. Voi sapete tutti, sì, che Boris Becker ormai già da qualche anno è andato in bancarotta e ha dei problemi molto molto seri con la legge. Io però vorrei focalizzare solo su alcuni stralci di Spiegel di questa settimana. Per esempio, qui vedete una vignetta umoristica e nella vignetta è rappresentato il tipico laboratorio di una tipica scuola tedesca, c'è cioè l'insegnante, poi ci sono tutti i bambini, ognuno, se vedete, con un iPad, no? E il titolo della vignetta è Il patto digitale per le scuole. E allora c'è un bambino che fa notare all'insegnante che sta piovendo dal soffitto e dice: Signora Schmidt, qui però sta piovendo attraverso il soffitto. Vedete che anche il muro è tutto rotto. E allora la signora, l'insegnante, dice: allora apriamo tutti adesso la nostra app per le previsioni del tempo. Nel senso, questo è il modo in cui in Germania si affrontano i problemi. È ironico. E questo significa, invece di pensare alle app e agli iPad, ci sarebbero problemi più urgenti da risolvere. Per esempio, la stragrande maggioranza delle scuole tedesche cade a pezzi, non ai livelli di quanto cadono a pezzi le scuole italiane, ma quasi. E qui c'è un'altra vignetta, e il titolo della vignetta è Il culmine dell'intelligenza artificiale. La bara che si guida da sola, la bara con il pilota automatico praticamente, e allora c'è la bara che procede per conto proprio, ci sono i parenti dietro del defunto, e poi dalla bara esce una voce che dice: per il curriculum, prema prego il tasto numero 1, per un padre nostro, prema prego il tasto numero 2. Ah, ah, ah. E poi qui c'è la confezione della textured hard shell di questa marca e questa è una cover praticamente per computer ed è fatta in questa specie di tessuto molto molto piacevole al tatto e qui vedete la nuance blu. Esiste anche in nero, anche in rosso, è molto molto carina. Penso che sia una cover per computer veramente molto molto carina. Qui c'è una parte del computer e poi c'è anche il di dietro del computer e anche sul di dietro c'è la cover. Veramente, cioè, potrebbe essere veramente un bel regalo questo. E qui vedete il di dietro della confezione con tutte le scrittine del caso. E poi ancora una vignetta, stavolta dedicata ai gravissimi tumulti parigini, di cui qui vediamo un'immagine. E allora c'è il tipico francese del 1789, della rivoluzione, il sans-culotte, e poi c'è quest'altro nel 2018, e questo invece lo chiamiamo l'avec gilet. Questo mi fa ridere di più dell'altra vignetta. E qui vediamo anche la faccia palesemente intensissima e pregna di significato di Monsieur le Président. E poi inaspettatamente giro la pagina e su Spiegel di questa settimana scopro un intero articolo
che rappresenta, qui vedete un'altra facciaccia della politica europea, e l'articolo ha un titolo che già dice tutto molto chiaramente, ossia Cartucce sul rosario, come sono spiritosi i tedeschi. E poi qui sul titolo che c'è dopo, sulla frase che c'è dopo e che non mi ricordo in questo momento, mi sono svegliata da poco, come si chiama in termini giornalistici, qui c'è scritto: la nazione va fuori equilibrio, la nazione sta uscendo fuori dal suo equilibrio. Proiettili agli stranieri, proiettili sparati nel senso agli stranieri, insulti alle minoranze, marce di neofascisti. Qual è il grado di colpa che il governo porta per tutte queste manifestazioni di odio? Così. E girando ancora la pagina, viene mostrata a tutta la Germania la situazione nei campi nomadi che ci sono alla periferia di Roma. Poi qui c'è un prete che evidentemente è stato intervistato. Non ho letto ancora questo articolo, e poi basta, e poi l'articolo è finito. È un articolo praticamente di sole 4 facciate. Quindi non è un articolo così tanto importante, però comunque ha una sua consistenza. Per dire, Boris Becker è sicuramente più importante, perché infatti contiamo quante sono le facciate dell'articolo a lui dedicato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 facciate, quindi Boris Becker è sicuramente molto molto più importante di Zombini. Poi vorrei segnalare anche questa pubblicità che un pochino mi fa sorridere. Questa è una pubblicità delle macchine da caffè della marca tedesca che si chiama, voi in Italia la pronunciate sicuramente miele, però la pronuncia tedesca di questa marca, che è tedesca, è famosissima, storica, è Miele. Si dice Miele, e allora Miele si vanta di avere 20 anni di esperienza nella costruzione di macchine da caffè, però io vorrei dire 20 anni non sono niente, cioè Miele 20 anni fa faceva solo le lavatrici e le lavastoviglie, non faceva veramente le macchine da caffè. Miele non c'entra niente con le macchine da caffè, infatti è per questo che mi fa sorridere, ma poi anche un pochino ridere. Eppure Miele si è buttata nel business delle macchine da caffè e dice per ogni gusto, altissima competenza nella degustazione del caffè per gli individualisti, per gli specialisti, per i perfezionisti. E poi sotto c'è perfino scritto Miele, sempre il meglio, sempre meglio. Voglio dire, vi prendete un po' sul serio alla Miele, come dire. E qui sotto abbiamo un esempio delle macchine da caffè Miele, di come sono fatte. Questo è l'angioletto che mi è stato regalato ieri, l'angioletto fatto in Italia. In realtà è fatto veramente molto bene e poi è curioso trovarsi fra le mani questa cosa fatta interamente di cera, solo che non capisco, questa non è una candela, perché scusami, da dove si accende la candela? Non riesco a capire, però è molto carino. Purtroppo nel momento in cui sono andata ad aprire meglio il pacchettino per estrarre l'angioletto, vedete questo strappo era già avvenuto, nel senso questo pacchetto era stato già aperto e poi era stato anche richiuso. Ma queste sono le cose che capitano quando si è fra conoscenti e ci si scambiano pensierini in Germania. Spesso sono pensierini che vanno girando già da un po'. E poi, quasi alla fine di questo numero di Spiegel, c'è cioè la classifica dei libri più venduti questa settimana e vedete che nella saggistica al primo posto c'è Becoming di Michelle Obama. Questo libro lo si vede in tutte le librerie, anche in versione originale. Naturalmente da acquistare e da leggere sarebbe la versione originale. Cosa ce ne facciamo della traduzione?
nelle varie lingue dell'Europa, ma comunque per quelle che persone che purtroppo non hanno ricevuto un'istruzione tale da essere in grado di leggere perlomeno in un'altra lingua a parte la propria, c'è sempre comunque l'avversione nelle varie lingue europee. Tra l'altro non so se questo libro sia uscito, non so se questo libro è uscito anche in Italia, infatti adesso smetto di registrare questo segmentino e vado a controllare. Sì, esiste in versione italiana. Tuttavia, al numero uno nella classifica dei libri più venduti questa settimana in Italia c'è naturalmente L'amica geniale di Elena Ferrante, come dice il trafiletto stesso, forse anche grazie alla fiction che va in onda sulla Rai TV. Perché infatti come pretendi che al primo posto di una classifica in Italia ci possa essere un libro di Michelle Obama? vedo in questo momento che Andrea De Carlo ha scritto un ennesimo libro con un ennesimo titolo ridondante e autoincensante. E questo è un doriyaki, e il doriyaki è un dolce tipico giapponese, però questo non è così tanto tipico perché invece di esserci un ripieno di come si chiama, di azuki, di fagioli, c'è un ripieno di cheesecake al limone, un cheesecake fatto con il mascarpone, quindi qualcosa che potrebbe potenzialmente uccidermi. E questo è stato acquistato semplicemente al supermercato. Queste cose incominciano a trovarsi nei supermercati normali e ciò è sicuramente molto molto positivo. E mentre io parlo, qui ne è già sparita metà di Doriaki. Questo fantastico raggio di sole mi vuole suggerire che oggi devo riportare le bottiglie al mangiabottiglie del supermercato perché insomma si sono moltiplicate un po' in fretta. Ed è veramente ora di liberarsene. E adesso sto provando a riparare la borsina. Vi ricordate ieri vi raccontavo che si era staccata proprio questa parte qui, si era completamente staccata. Ora sono riuscita a rinfilarla, però vedi come si è rinfilata, non va bene, non dovrebbe stare così. Tutte e due i lembi della chiusura lampo, questo e questo, dovrebbero essere alla stessa altezza. Comunque adesso riesco a chiudere la borsina, però c'è giustamente un dislivello, no? Un chiaro evidente dislivello. Ora quello che io dovrei fare è, non appena riesco a riportare il dislivello alla normalità, cosa abbastanza impossibile però per una profana del cucito come me, poi dovrei fissare le parti cucite qui sotto in modo da rendere impossibile al cosarello di uscire di nuovo. Ecco, adesso sono riuscita a far rientrare tutto in una maniera un po' più equilibrata. Ho messo i due lembi qui sotto e adesso mi appresto a formare qui un ponte di filo in modo da bloccare la chiusura lampo così da non farla uscire più per sbaglio dai binari. E sto per cucire tutto con il contenuto di questa graziosa borsettina. Così. Ecco fatto, filo doppio col nodino.
cucire tutto qui intorno, fare proprio un ponticello di filo che fermi da dentro a fuori il tutto. Ecco fatto, vedi il ponte qui intorno, poi l'ho reso sicuro anche facendolo passare qui dietro e adesso niente, adesso annodo il filo rimanente, perché io sono la persona, sono della scuola di pensiero a cui piacciono i nodi e basta, e la riparazione è stata effettuata. So, questa invece è l'altra borsa verde e nera, e vedete che qui il problema è un po' più complicato, perché purtroppo, come è giusto che sia, la zip è cucita dentro la fodera, si vede un lembo, quindi forse potrei riuscire a fare qualcosa, infatti adesso ci provo. No, non ci sono riuscita. Poi adesso siamo in bagno e volevo dire che siamo a metà dicembre, al 13 dicembre, e questa è la situazione per esempio nella doccia. A parte il prodotto per la detersione del viso di 100% Pure, che non finisce mai, ci sono i tre doccia crema di Veleda all'arnica, alla mandorla e poi alla rosa. Poi dietro c'è quello inconsistente di al verde. Manca l'altra mini confezione del doccia gel classicissimo con il profumo agrumato e mentolato, che però ho in questo momento in un'altra casa, e manca la mini size di Veleda all'olivello spinoso, che ho già usato fino alla fine e svuotato e finito. E poi invece qui sulla mensola del bagno siamo combinati in questa maniera. Abbiamo la crema per le mani di Veleda, che io sto usando occasionalmente anche sui piedi, l'olio da massaggio all'arnica, la crema corpo, il fluido corpo agrumato al limone con un intenso odore di limone, ma che però è più domato, è più tranquillo e meno fastidioso per le mie narici rispetto all'odore della crema corpo all'olivello spinoso, sempre di Veleda, che però è un'ottima crema perché è la più idratante fra tutti i fluidi corpo di Veleda, che non vedete qui perché ho già finito, e poi c'è il fluido per la pelle sensibile alla mandorla. Poi questo è il tonico antinquinamento di Dr. Scholl, travasato in un contenitore di Muji. Poi qui c'è il contorno occhi alcolico, come sempre di Alterra. C'è il siero, anche lui molto alcolico, pazzesco da usare, però lo sto usando, di Veleda al melograno. Poi c'è la cremina per il viso di Baby Dream. Poi ci sono le due ampolle di Alverde, di cui ho molta paura. Questa è una ex confezione, una ex scatolina di questa crema, però qui dentro c'è il burro di karité profumato al miele di Cartier, e poi c'è l'Hydro Booster, il roll-on per il contorno occhi di Isana, e c'è sempre di Isana, Isana è una marca interna del Rossmann, il siero per la crescita delle ciglia. Questo mi piace parecchio, questo lo sto usando veramente non con la costanza che viene suggerita sulla confezione, perché viene detto di usarlo 2 volte al giorno, ma a me 2 volte al giorno dà fastidio usarlo. Io lo uso soltanto la sera prima di andare a dormire, viso struccato, ma comunque dà dei buoni risultati. E poi ci sono addirittura 3 protezioni labbra, questa è di Burt's Bees, leggermente mentolata, molto cremosa, troppo cremosa per essere portata di giorno, ma con un'efficacia leggera ma comunque percettibile. E poi c'è il nuovo balsamo labbra mentolato di Alviana, questa volta veramente mentolato il giusto, infatti mi piace molto anche perché è molto avvolgente in una maniera che
protegge sul serio le labbra e poi c'è l'edizione limitata di Alverde uscita dal calendario dell'avvento al profumo di chai, Einweihchai. Questa è una protezione molto profumata, indubbiamente, però è molto più leggera e burrosa e scivolosa. E poi ci sono le solite cose del caso, ossia il dentifricio di Cartier, il filo interdentale, l'elastico per i capelli, lo spazzolino e c'è naturalmente anche il saponcino al peppermint di Dr. Bronner's.
emozioni. E quindi eccomi in giro. Stiamo andando a riportare le bottiglie. Questo è quanto di più simile a un bar italiano io abbia visto in secoli. Però non c'è nessuno dentro. Ok, premi il bottoncino. Grazie. Grazie, scendiamo. Il programma è così, si vanno da prima a riportare le bottiglie in un posto, poi si va a fare la spesa in un altro posto e poi sulla strada del ritorno si va a cambiare lo scontrino delle bottiglie riportate comprando qualcosa. Nel posto di partenza, mi sono spiegata, chissà, questa è una delle poche panetterie rimaste in circolazione che non fa parte di una catena. Tu devi capire che io sono passata al naturale, all'ecobaio, esattamente perché usavo i trucchi di Manhattan ma mi davano fastidio agli occhi, i pigmenti mi facevano lacrimare gli occhi, e adesso sono tornata a Manhattan con questa palette. Beh, e l'ho comprata perché ho pensato c'è soltanto la mica sintetica che non va bene, però signori il pigmento mi dà fastidio esattamente come allora, infatti è una strana sensazione ritrovare questo fastidio tipico agli occhi. C'è un pomodoro incidentato, salvatelo. Questo mi piace molto, le bustine di porridge monouso a 1 euro. Però poi ti puoi sparare, perché se per caso ti piace il porridge, le confezioni intere costano 5 euro, 6 euro, 7 euro. Ma ragazzi, cioè, datevi una calmata. Prendo questi due, però c'è anche questo che è un po' più tradizionale e costa anche di meno. Vedi? La zuppa di piselli con i salsicciotti.
Mi sta venendo improvvisamente in mente di dirvi che purtroppo sono passati i tempi in cui il Papa prendeva il microfono e si metteva a dirvi preghiamo tutti insieme per il ragazzo a cui il terrorista ha sparato. E quindi ve lo dico io, cioè raccogliamoci tutti insieme, se non volete pregare, perlomeno pensateci. Certo, comunque l'Italia prima era un'altra cosa, vero, signor Rossmann?